Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un'applicazione per il DJI Tell, un'applicazione secondo me fighissima che si chiama Drone Blocks. L'applicazione è compatibile anche con Mavic Pro, Phantom e Inspire, non è ancora compatibile con il Mavic Air. Però secondo me da usare con il Tello è eccezionale, perché il Tello ovviamente lo si può usare in casa dove c'è poco spazio, quindi la si può sfruttare in più occasioni. E questa applicazione è semplicissima, funziona benissimo e ci permette di creare delle missioni per il nostro DJI Tello in maniera molto ma molto semplice, soprattutto se si hanno tipo anche dei bambini o cose del genere. Si crea la missione ed è divertentissimo vedere il Tello che ripete la missione che abbiamo creato con l'applicazione. Adesso guardiamo da vicino come creare una missione con l'applicazione Drone Blocks. Innanzitutto scarichiamo l'applicazione, la si trova sia sull'App Store che sul Google Play Store, perché è compatibile sia con iOS che con Android ed è gratuita. Quindi adesso guardiamo da vicino come funziona. Una volta aperta l'applicazione, la schermata che ci troviamo è questa. A questo punto clicchiamo in alto dove c'è scritto Untitled Mission e dobbiamo fare il login. In questo caso, nel mio caso, l'ha già fatto in automatico perché comunque ero già registrato, ma come account è abbastanza inserire quello di Google che già avete, o crearne uno. Comunque vi create l'account e potete già far partire, diciamo, la programmazione della missione. A questo punto vedete che a sinistra vi trovate, perlomeno alla mia sinistra, vi trovate un sacco di opzioni, tra cui c'è camera, che però sono funzioni che tipo nel Tello poi spariranno, perché tipo la regolazione della fotocamera ovviamente nel Tello non può esistere, mentre nei droni tipo Mavic o Phantom e dicendo potete, diciamo, impostare anche quelle funzioni nella missione. Quindi rimarranno solo le funzioni che saranno compatibili col Tello. Quindi se io clicco adesso sempre nel menu qua in alto, vado a fare connect to Tello, ok. Adesso faccio connect to Tello, però ovviamente non si è connesso perché il Tello in questo momento è come si dice spento, però vedete che la scritta camera è sparita, perché comunque è una funzione che nel Tello non c'è, mentre se stavate programmando la missione per un Mavic, per dire, quella funzione c'era e la potevate inserire nella vostra missione. Quindi andiamo a creare una nuova missione, facciamo dal decollo take off, ok, che è il decollo qua, questo è il decollo del nostro Tello. Poi abbiamo navigation, ok, qua possiamo andare avanti, indietro, sinistra, destra, vedete, potete decidere tutte le funzioni e di quanto volete che lui si sposti, cioè di quanto va avanti, di quanto va indietro e via dicendo. Adesso ne facciamo una a caso giusto per fare creare la missione. Quindi abbiamo detto take off, poi va avanti, poi non so, lo facciamo andare indietro. Poi i flip, possiamo fargli fare un flip, adesso il flip me l'ha messo lì, lo spostiamo, alla fine lo costruite un po' tipo come se fossero dei mattoncini, create la missione componendo questi mattoncini, quindi vedete avanti, indietro, anche qua potete modificare di quanto avanti, se a posto di 20 potete mettere 30, 40 o via dicendo, quindi qua cambiate in centimetri ovviamente, così siete più comodi. Vedete che quindi lui va avanti di 20 cm, va indietro di 20 cm, o modificate lo spostamento. Poi gli facciamo fare un altro flip a destra, per dire. Vedete che io sto componendo la missione. Poi potete fare questa funzione, diciamo, fa un repeat della funzione che andate a mettere, ripetuta tre volte, diciamo. Quindi potete mettergli, che ne so, un flip qua, lo inseriamo qua dentro e via dicendo. A questo punto ho creato una missione semplice, veloce, giusto per fare la prova. A questo punto metto land, ok, che sarebbe l'atterraggio ovviamente, e questa è la missione creata. Clicco sempre su Untitled Mission, ok, salvo la missione, la chiamiamo test, ok, la missione è salvata. Quindi a questo punto abbiamo creato la missione e dobbiamo solo adesso connettere il nostro telefono al Tello e far partire la missione e non fare nient'altro. Lui ripeterà perfettamente la missione, spero, la missione così come l'abbiamo creata. Adesso
ci spostiamo da qua perché ovviamente qua non c'è lo spazio, andiamo fuori e proviamo la missione del tello, se funziona e se funziona bene. Ok ragazzi, siamo pronti, vado a posizionare il tello, lo accendo. Adesso connetto ovviamente il tello al wifi. Collegato l'applicazione al tello, il tello è pronto al decollo, basta avviare la missione. Vado un attimo a modificare il parametro dei 20 cm così si vede di più, diciamo, quello che lui fa. Facciamo 40 e anche l'altro parametro lo portiamo a 40, ok? Quindi lui dovrebbe andare avanti 40 cm, indietro 40 cm e poi fare tutta la serie di flip che gli abbiamo impostato nella missione. Quindi adesso clicchiamo in alto su Untreated Mission e lanciamo la missione. Vedete che è andato avanti, indietro e sta iniziando a fare la serie di flip. Quindi ragazzi, avete visto come ha fatto benissimo tutto quello che gli abbiamo impostato. Secondo me questa applicazione è una figata. Il bello di questa applicazione è che la si può usare anche in casa con il Tello, mentre con gli altri droni tipo il Mavic così in casa non si può. Però diciamo col Tello secondo me la si sfrutta appieno. È semplice, è gratuita, funziona da Dio. Se avete dei bambini si divertiranno un casino. Quindi ragazzi, io vi ho solo fatto vedere com'è l'applicazione. Adesso createvi voi la missione, sbizzarritevi. Quindi ragazzi, se l'applicazione che vi ho fatto vedere vi è piaciuta, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!